Sesta vittoria stagionale in trasferta e Tabù Novara sfatato. Il Crotone infatti non aveva mai vinto al Silvio Piola di Novara, era uno dei tabù degli squali, che cade insieme a tanti altri quest'anno. I rossoblù hanno vinto una gara molto sofferta, una gara nella quale gli uomini di Baroni avrebbero forse meritato il pareggio. Anzi, senza forse. Gara simile a quella dell'andata, una squadra che crea e spreca l'impossibile e l'altra che si difende, soffre e colpisce quando è il momento di farlo. Dispiace che ci sia andato di mezzo di nuovo il Novara, ma il calcio è questo. Senza dubbio i piemontesi sono quelli che di più hanno messo in difficoltà la banda di Juric, come per stessa ammissione del tecnico croato. Una squadra molto fisica, ma dinamica, con giocatori di categoria. Ma nulla fa più paura, nulla può ormai minare le certezze di un gruppo sempre più collaudato, di un coro dal quale non viene fuori nessuna voce stonata. Non fa paura il Pescara, travolgente in quel di Perugia e prepotentemente determinato ad un ritorno in massima serie. Non fa paura neanche la ristrettezza di una rosa, come detto da Juric, con gli uomini contati in alcuni reparti, a sottolineare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la differenza con altri organici più attrezzati. A proposito, mentre scriviamo, la società di Via Scalfaro sta chiudendo per due acquisti, Fazzi, centrocampista scuola fiorentina, e Paul Garcia Tena, difensore mancino scuola Juventus, entrambi classe 95 ed entrambi parcheggiati in B dalle rispettive società. Il campo dirà se faranno a caso del Crotone. Nel frattempo, stavamo dicendo, non c'è nulla da temere. Questo lo dice la statistica, lo dicono i numeri, 51 punti in classifica, già 3 punti in più rispetto ai 48 racimolati in tutto il campionato scorso, 12 risultati utili consecutivi, i rossoblù non perdono da quella maledetta gara di Pescara, dopodiché sono arrivati 3 pari e ben 9 vittorie, miglior difesa con 17 gol subiti dopo che il Perugia ne ha incassati 4 dal Pescara e secondo miglior attacco. Sono questi i numeri del teorema pitagorico, numeri da grande, numeri che indicano una sola strada da qui sino alla fine. E se la matematica non è un'opinione? L'allenatore del Catanzaro, Alessandro Erra, rammaricato per la cocente sconfitta interna contro comunque una delle favorite alla vittoria finale. Più sereno, invece, il DS pugliese di Bari. Ascoltiamo entrambi ai nostri microfoni. Il risultato? Perché abbiamo perso e quindi il risultato non, a mio avviso, è ampio per quello che si è visto sul campo. Direi che l'azione che ha determinato praticamente la partita, che ha acceso un po' gli animi e è diventata praticamente poi un'arena, è stato l'episodio sul quale potevamo battere una punizione dall'Inter ed è scaturito una ripartenza sulla quale ci hanno fatto gol in modo rocambolesco e tra l'altro è scaturita anche l'espulsione di Bernardi. Direi che tutto là si riassume in una partita tutto sommato bloccata, nella quale abbiamo contenuto bene una squadra che c'è superiore. E pazienza, però la squadra ha dato tutto quello che aveva, è stata in partita fino al terzo gol perché sul 2-0 abbiamo avuto 3-4 situazioni clamorose davanti al portiere. E già sull'1-0 anche con Giampa potevamo pareggiare, abbiamo avuto le nostre occasioni, negli episodi determinanti della partita non siamo stati bravi neanche fortunati direi. Ma le abbiamo concesso noi perché noi abbiamo deciso di partire un po' più bassi, loro si passavano la palla nella loro metà campo, quindi hanno fatto una sola ripartenza, loro praticamente ci hanno fatto quelle ripartenze, quindi non è stato il possesso palla che ha determinato la vittoria del Foggia, sapevamo che loro hanno questa caratteristica di gioco, ma gliel'abbiamo concessa perché sapevamo che nel momento in cui lo facessero nella loro metà campo erano praticamente innocui, come realmente è stato, e gli episodi hanno spostato la partita dalla loro parte. Poca lucidità sotto porta da parte del Catanzaro, però. È ovvio, perché quando si arriva 5 volte davanti al portiere è normale che. Però è importante arrivarci. Sì, sì. La squadra è viva, è determinata, a me veramente questi ragazzi sono piaciuti perché c'è questa differenza del punteggio che non esprime realmente quanto si è visto. Io non penso che il Foggia ci abbia messo in difficoltà in mezzo al campo perché palleggiavano in modo non pericoloso, anzi se andiamo a vedere bene loro non avevano superiorità perché noi avevamo Foresta che andava a prendere Vacca. Avevano l'uomo libero che è il loro centrale di destra perché l'avevano preparata così, perché è quello che tecnicamente ha qualcosa in meno rispetto agli altri. E lui usciva praticamente, non avevano questa fluidità di gioco che normalmente hanno. Quindi eravamo comunque con Giampa
e Agnello sui due interni di centrocampo e Foresta andava a prendere Vacca vertice basso, quindi che poi loro siano più bravi tecnicamente è un dato evidente, però non penso che la partita si sia decisa là, perché è stata decisa da quel contropiede dove ne è scaturito un fallo non a nostro favore, l'espulsione, quindi secondo me è tutta là. Beh, per i valori visti in campo è vero che Catanzaro comunque fin dall'inizio o comunque già negli ultimi tempi ha fatto veramente delle grandi cose, quindi ci aspettavamo un buon Catanzaro, però abbiamo interpretato nel modo migliore la partita e penso che alla fine, vedendo anche a prescindere dal risultato del 3-0, penso che il Foggia abbia dimostrato di essere una squadra che può puntare a qualcosa di importante, come effettivamente sta facendo.